Bordino. Il bordino nero.
caso suo, fa caldo. D'estate bisogna bere, certo. Proprio capellino, sono. Vedi che ho la camicia, sono molto figo, carino, sono messo qua. E il cappellino nero. Per cui. Aspetti. Per quello le sto consigliando un cappellino bianco. È intonato anche questa camicia. Se lei volesse metterlo, guardi. Non guardi dietro, guardi qua. Allora, lo vede? Guardi. Lo vede cappellino? Lo vede? Ecco. Vede il cappellino? E sta bene con la camicia, no? Ci sono le righettine bianche, quindi lo può mettere. Non posso darle il mio, non posso darle questo qui in testa, le starebbe anche, ma è nero, si abbina. Lei tra l'altro ha anche una camicia bianca, vedo. Esatto, allora questo è perfetto. Se lo prenda questo benedetto, è bianco, si intona bene, è estivo, è leggero. Non li fanno più, così li abbiamo soltanto noi. Sono calmissimo.
fare? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Vuole una... Vuole un altro cappello? Ne ho quanti ne vuole di cappellini? Ne ho quanti ne vuole? Perché non va a farsi... No, dicevo... Alla cassa dopo passa alla cassa quando avrà acquistato un cappellino. Perché lei oggi sicuramente comprerà un cappellino. Certo, sono sicuro che le piacerà un... Ne abbiamo talmente tanti. Ne abbiamo talmente tanti, come le ripeto, ho visto anche prima. Vedi dietro? Lei guardi sempre dietro, guardi dietro, guardi, guardi alle mie spalle, guardi, guardi dietro. Ecco, vedi? Oh, ne ha visto uno nero? E come ha fatto a vedere quello nero? Ce l'ho in testa. Sì. Sono sicuro che... Come faccio a essere sicuro? Perché me lo sento. Io ho la palla di cristallo. Di cristallo, sì. Me lo sento che lei oggi uscirà da questo negozio più che soddisfatto. Greta? 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 Ascolta, il signore qua... Ecco, se ti avvicino un attimo. Come sei vestita oggi? Greta? Perfetto, una sua. Senti, il signore qua, se mi fai parlare, Greta, ascoltami, fermati, perché sennò io vado in confusione. Sì, ti devo guardare negli occhi, Greta, negli occhi ti devo guardare. Greta, ascoltami bene, c'è il signore che sta adesso sta... Girati qua, guarda dov'è, bella. Greta, ascolta, il signore vuole un cappellino nero, tipo il mio. Praticamente vorrebbe il mio, sono calmo, vorrebbe il mio di cappellino. Non abbiamo in negozio, Greta, un cappellino che assomigli o che sia identico a questo. Lui si gira e poi vede le tue. Sì, magari si calma un attimo perché sta fottendo. Vai a vedere cosa sta facendo. Sì, chiamalo qua, fallo venire qua. Sì, passami il cappellino. Sempre precisissima, sempre. Sì, vai a chiamarlo, lo chiami e gli dici di venire qua come ti ho detto io, gli fai vedere le... questo lo nascondo, è chiaro che... Sì. Vai. Vai. Lo chiami e me lo mandi qua. Guarda cosa sta facendo. Salve. Sì. Non ci eravamo già visti noi qualche minuto fa? Cosa? Sì. No. No, per la carità, no. Cos'è che le è successo? Mi racconti brevemente. String, brevemente, cos'è che le è successo? È arrivata una ragazza. E lei ha... Ma lei cosa sta...
per i cavoli suoi. Stava fumando, quindi sì, perché noi abbiamo anche la sala fumo. Era dentro, mi sta dicendo che era nella sala fumo. Per i fumatori, sì, fumatori e fumatrici. I bambini non ci sono, ovviamente. No. Quindi lei era dentro, lei era all'interno della sala fumo e è arrivata questa ragazza, le ha fatto così sulla spalla. E cosa è successo? Lei era da solo nella sala fumo. Da solo nella sala fumo. Siamo in agosto, voglio dire. Noi siamo aperti, ma siamo in agosto. Non c'era, nella sala fumo non c'era nessuno. Sì. Caspita. Greta. Scusi un secondo. Scusi. Greta. Stavi facendo. Sapere, Greta, non lo voglio sapere, Greta, non lo voglio sapere, no, va bene così, senta, chiudiamo tutti e due gli occhi, va bene, chiudo tutti e due gli occhi, d'accordo, sì, mi perdoni, come si chiama lei, per curiosità, come si chiama lei, Ivan, piacere, Ezio. Ci siamo già presentati prima. Sì. Signor Ivan, ascolti, non mi interessa quello che è successo nella sala fumo, d'accordo? Le ho trovato i capelli. E sono sicuro che le andrà bene, sono sicuro. Guardi un po'. Guardi. Non è uguale al mio. Non è uguale. Guardi. Non è identico. Non è. Ivan. È vintage. Cosa c'era scappigliato qua? È vintage. Nike c'era scritto, c'era il simbolo della Nike qua davanti. C'era il simbolo della Nike qua davanti. C'era il simbolo della Nike, esatto. E c'è ancora, si è un po' staccato. Diciamo che si è un po'. Si è un po'. È nuovo. Pulito, perfetto. Signor Ivan, mi ascolti. Lei voleva un cappellino simile al mio. Io il cappellino ce l'ho, d'accordo? È questo. Ce l'ho il cappellino. Non posso darle il mio. Le ho trovato un qualcosa di simile. È usato, ma praticamente nuovo. L'ho portato io per anni. L'ho portato io, voleva il mio cappellino. E non posso darglielo. Ma ci sono affezionato a questo. Poi... Esattamente, perfetto. Allora le do questo, signor Ivan, le do questo. Sì. Ecco, vede che abbiamo trovato un accordo? Vede che abbiamo trovato un accordo? Lo vede? È perfetto, è bellissimo. È nero, è uguale al mio, guardi, appena una righettina davanti. È uguale. Vediamo di sostituirlo, anche se questo è un pezzo più unico che raro.
carrellino, Greta le dà lo scontrino e poi sono catti. Sono affari vostri, quello che... Sì, l'importante è che io finisca questa giornata di lavoro in pace e siamo a metà giornata. Io sono a metà giornata di lavoro, d'accordo? Bene. Sì. È stato un piacere, signor Ivan. È stato un piacere. È stato un piacere. È stato un piacere. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima. Se ci sarà una prossima volta, sa che mi piace pregare.